Questo non è un tutorial, questo è un appello e anche uno sfogo. Si riferisce ad una conversazione, l'ennesima conversazione di questo tipo che ho avuto con un cliente un paio di settimane fa. E voglio parlarti dei corsi online, in particolare i corsi online su come creare un business online. Non è per venderti i nostri corsi su Italianibi, noi ne abbiamo, lo sai, non è un trucchetto, ma è proprio una cosa che non sopporto più, perché un pochino l'ho subita in passato, non voglio essere accomunato a queste persone, ma andiamo nel sodo così ti faccio, capire. Allora, c'è un problema, in questi corsi sulla creazione del business online, non è una questione di truffa o di disonestà, è più una omissione più o meno intenzionale nella vendita, nella proposta di questi corsi. E il risultato cos'è? Che illude le persone, gli acquirenti di questi corsi, che si possono ottenere velocemente dei risultati e quindi sprecano tanti soldi, perché sono sempre corsi a quattro cifre, sprecano energie nel cercare di implementare questi corsi e poi soprattutto il risultato sono sogni infranti, perché quando hai speso migliaia di euro e mesi per mettere in piedi una cosa e non funziona, ti dici: non era la mia strada, devo tornare a fare qualcosa per mettere il pane sulla tavola. Voglio evitare, voglio ridurre almeno questo problema e ti spiego qual è il problema con una storia. Ed è una storia vera, in cui ho cambiato i dettagli per questioni di privacy. È la storia di una signora che trova un mega esperto di business online, ovviamente, che probabilmente attraverso una campagna molto insistente di ads le fa capire che può darle la ricetta magica per creare il business online. Praticamente, dammi i tuoi 1500 euro e io in 6 settimane ti darò tutti gli strumenti per partire da zero, senza un pubblico, senza la newsletter, senza nessuna competenza di marketing, senza nessuna competenza in generale, e grazie a tipicamente prodotti digitali, corsi online, riuscirai a diventare, ad avere un business di successo semplicemente al primo tentativo. Basterà implementare quello che ti dico io, passo passo. Allora, cosa succede? La signora va, compra questo corso perché, cavoli, questo esperto sembrava veramente convincente e poi aveva dei casi studio galattici, cioè veramente lanci a 6 cifre, al primo lancio. Allora gli dà questi 1500 euro, segue il corso, legge tutto diligentemente e comincia ad implementare. Magari spesso, come capita, deve anche comprarsi qualcosa, sai, tipo un abbonamento a Kajabi, cose del genere, perché bisogna assolutamente usare gli strumenti consigliati nel corso. Impara ad usare gli strumenti, si smazza per avere un'idea di qualcosa da vendere, realizza la cosa da vendere, ovviamente realizza tipicamente un lead magnet, perché quello alla fine, per fortuna, ti dicono tutti di farlo, implementa un autoresponder, un funnel, quindi si deve comprare anche ClickFunnels oppure MailChimp magari no, ma comunque insomma potrebbe essere incluso in Kajabi, si compra un altro strumento, realizza tutte le mail di lancio, realizza i bonus di lancio, realizza probabilmente anche dei video di lancio, perché spesso sono consigliati anche quelli, perché insomma ti sto parlando di un esempio generico, ma sono tutti varianti più o meno della stessa tecnica, perché la psicologia è quella. Poi cosa fa? Sta mesi a realizzare sta cosa, fa il primo lancio e guadagna 0 euro. È una storia vera. Ha guadagnato 0 euro e ha seguito una delle tecniche di lancio più famose del mondo, con un sacco di casi studio a supporto. Ma perché succede queste cose? Allora, il problema è che, in generale, tranne il caso di veri truffatori, chi ti racconta questi sistemi, chi ti presenta e ti insegna questi sistemi, effettivamente ha avuto successo usando quel sistema. Qualche suo studente, una piccola percentuale, ha avuto successo usando quel sistema, ma non ha usato solo quel sistema, c'erano altre cose dietro. Per esempio, di solito, anzi, non è un esempio, c'è una casistica specifica. Chi ha avuto successo con quel sistema, compreso l'autore del sistema stesso, è partito in un certo momento temporale
che potrebbe essere stato particolarmente favorevole a quella tecnica lì, ma intanto che tu lo impari, sono passati 5 anni e magari non funziona più. Oppure aveva un grosso budget, ma grosso, migliaia di euro, che poteva permettersi di buttare per pagare inserzioni, e quindi ha macinato inserzioni, le ha ottimizzate fino a che non è riuscito a vendere, oppure aveva delle competenze incredibili, un talento fantastico di copywriting, ne convinceva tutti a comprare. Questo è molto più difficile perché alla fine ci vogliono altre cose per riuscire a vendere. Oppure era in una nicchia particolarmente spendacciona, che non è la tua, oppure aveva già un pubblico prima di partire con la sua tecnica di lancio per creare un business online basato su prodotti digitali. Oppure aveva già una lista email perché aveva un altro business prima, o perché gliel'aveva prestato un amico, o perché l'ha ottenuta in qualsiasi modo. Quindi, appunto, o aveva abilità, o era in una congiuntura favorevole, o aveva già traffico, o aveva tanti soldi per le ads, o aveva la mailing list, oppure la combinazione di queste cose, che una volta che l'ha provata, l'ha portato ad avere successo. Ti assicuro che tutti i casi di successo rientrano di questi corsi completi, di queste ricette precise, perfette per il business online, rientrano in una di queste casistiche. Se tu invece parti da zero, senza un pubblico, senza un budget a quattro cifre per ads, senza nessun talento o capacità acquisita nel settore del marketing in generale, soprattutto copywriting, la vendita, la persuasione, eccetera, senza niente di pregresso, è praticamente impossibile ottenere quel livello di risultati. Potresti ottenere dei risultati, diciamo, frazionari, ecco, rispetto a quello che ti propongono, che talvolta potrebbero non giustificare né lo sforzo né il costo sostenuto per mettere in piedi tutta la baracca. Quindi, questi, in sostanza, questi te la fanno troppo facile. E perché nessuno poi li denuncia, tra virgolette? Perché ci sono dei meccanismi psicologici alla base molto noti. Intanto, quando tu vuoi lanciare un business online, è un sistema complesso, ci sono tantissime variabili in gioco, quindi sei consapevole che potresti aver sbagliato tu, cioè la ricetta funziona, però ci sono così tante cose che possono andare storte che purtroppo qualcosa è andato storto e quindi magari continui a sbatterci la testa oppure semplicemente non hai più tempo e lasci stare dopo il primo tentativo. E appunto poi ci sono i casi di successo e quindi tu vedi che c'è qualcuno che ce l'ha fatta, tu non ce l'hai fatta e dici, cavolo, se ce l'ha fatta loro vuol dire che si può fare, vuol dire che sto sbagliando qualcosa io. E in generale il sto sbagliando qualcosa io è il confirmation bias. O in un certo modo non vuoi fare brutta figura. Chi lo dice a tua moglie, chi lo dice a tuo marito che hai speso 1500, 2000, 2500 euro, mesi della tua vita, non siete mai usciti perché dovevi lavorare sul tuo business online e poi non ce l'hai fatta. Non puoi ammettere di aver fatto un errore grossolano. Devi trovare altre scuse. Quindi poi nessuno verrà a dirti, ah, quel metodo lì non funziona, perché è un pochino ammettere che hai fatto un errore. Ora, lo sai, noi proponiamo un approccio totalmente diverso, è un approccio in cui sì, vai con un'idea, diciamo, di una categoria che vuoi creare, di una nicchia, con la terminologia vecchia, ma poi, piano piano, scopri con tanti contenuti utili se questa categoria funziona. Crei autorevolezza attraverso i tuoi contenuti, attrai visitatori che poi diventano iscritti alla tua mailing list e capisci da loro quali sono i problemi da risolvere e a quel punto vendi. È un processo molto più lento, molto più laborioso, non, il successo non è garantito, ma il successo non è mai garantito, ma alla fine non devi contare in una congiuntura per riuscire a farlo funzionare e non devi avere le tasche piene di migliaia di euro per ads, che comunque, attenzione, se ci fosse la ricetta magica, non pensi che forse le grossissime aziende la starebbero già usando? Perché tanto hanno le tasche piene, basta iniettare soldi dentro ads ed escono clienti, ed escono profitti. Se ci fosse una ricetta garantita, la userebbero quelli che hanno già i fondi. Quindi
Ma non succede così, nessuno riesce a replicare all'infinito il successo con la stessa ricetta. Ci sono altri fattori da considerare oltre alla ricetta. Ecco, ti chiedo scusa per questo sfogo che è andato avanti a lungo, fammi sapere che ne pensi e spero che ti sarà servito in due modi. Uno, per non cascare preda di questi corsi che promettono troppo e non, cose che non possono mantenere. Due, di non cascare tu nella tentazione di creare prodotti e corsi di questo tipo. Grazie mille, alla prossima, ciao.